Benvenuti signore e signori a questa nuova giornata del top 12, dodicesima giornata del calendario e prima giornata del girone di ritorno. Quindi, buon pomeriggio e benvenuti al Pianini Center di Verona per il match tra il Verona Rugby e il Kawasaki Robo Calvisano che si va a disputare tra qualche minuto. Siamo come sempre in diretta su federarghby.it, sul canale YouTube della Federazione, sull'applicazione ufficiale della Federazione Italiana Rugby. Oggi la diretta Facebook è invece dedicata al match tra Mogliano e Fiamme Oro in terra trevigiana. Quindi questa partita mette di fronte il Kawasaki Robot Calvisano attestato al quarto posto della classifica con 38 punti dopo il giorno d'andata ma soltanto a due lunghezze dalla vetta dove riposa il Petrarca con 40 e a un solo punto dalla coppia Rovigo e Valor Rugby Reggio Emilia che è stazionata al secondo posto. Verona invece in undicesima posizione con 13 punti assieme al Val Sugana quindi non proprio un testa coda ma certamente un match tra una delle grandi del torneo, vicecampione d'Italia, sei scudetti cuciti sul petto, una grande storia negli ultimi 15 anni perlomeno di rugby, abbondanti, conditi da Coppe Europee, e Verona invece all'esordio in questo top 12 che sta lottando per cercare preziosi punti salvezza per mantenere la categoria. Andiamo a vedere le formazioni delle due squadre che si apprestano a scendere in campo agli ordini del signor Vedovelli di Sondrio, il Calvisano Schiera in Estremo Alberto Chiesa, eh, quindi abbiamo con lala eh, 14. Il capitano Pier Bruno il centro con il 13. Giacomo De Santis, con il 12 Damiano Mazza con l'11 Marco Susio, eh, la coppia in mediana col 10 Paolo Pescetto con il 9 Nicolò Casilio. Numero 8 Samuela Vunisa, poi col 7 Andrea Martani, con il 6 Antoine Coffi. La coppia di seconde linee col 5 Gabriele Venditti, con il 4 Michele Andreotti. In prima linea con il 3 Pier Maria Aleso, con il 2 Matteo Luccardi, con l'1 Gabriele Morelli. A disposizione in panchina con il. 16 abbiamo Gianmario Ferrari con il 24 Marco Manfredi, 18 è Dante Gavrilita con il 19 Agustin Cavalieri, 20 è Nardo Casolari, 21 Federico Consoli, 22 Enrico Lucchin, 23 Roberto Dalzilio e l'allenatore è Massimo Brunello che è eduato dal suo assistente Giuseppe Mor. E andiamo a vedere invece il 15 del Verona Rugby guidato da Grant Durey con l'assistenza di Zayn Ansel vediamo con il 15 Michele Mortagli, il 14 Andrea Bondonno, 13 Riccardo Pavan, 12 Leo Quinteri con l'11 Tommaso Cruciani in mediana con il 10 James McKinney e il 9 Simone Soffiato. Il capitano numero 8 Ruben Riccioli, il 7 Alessandro Rossi, 6 Mattia Zago, in seconda Gabriele Signore col 5 Jacopo Salvetti col 4, davanti con il 3 Lorenzo Cittadini, 2 Federico Silvestri, 1 Luca D'Agostino. Pronti a subentrare dalla panchina con il 16 Vincenzo Delfino 17 Alessandro Furia, 18 Alessandro Girelli, 19 Vittorio Lastramasotti, il 20 Giampaolo Paolo Spinelli, 21 Matteo Cruciani, 22 Davide Contri, 23 Nicola Zalon. Dicevamo arbitro del match è il, è il signor Federico Vedovelli di Sondrio. Gli assistenti Andrea Piardi di Brescia e Filippo Bertelli di Brescia. Quarto uomo, Eugenio Scrimieri. Eh, partita che ha preso il via con calcio d'inizio a favore del Calvisano. Palla che sguscia via dagli avanti veronesi, diventa preda quindi del eh, giallo-neri. Oggi in divisa bianca. Mediano Casiglio che va a riaprire per Morelli. Ecco Coffi che cerca subito di usare il suo punch per guadagnare terreno. Ancora Casiglio per l'altro ball carrier Vunisa. Attenzione, pericolo e eh, facile break. Eh, Chiuso da Giacomo De Santis alla prima occasione, eh, Calvisano già in meta. Eh, doccia fredda, quindi per i colori antracite, eh, a neanche un minuto sul cronometro, 30 secondi, e, e meta per il centro Calvino eh, De Santis. Giacomo De Santis, c'è stata una ricezione. Imperfetta del calcio d'inizio da parte di Verona, palla che è sfuggita a Gabriele Signore, poi due penetrazioni di Coffi e Vunisa, eh, spazio al largo e facile break di Giacomo De Santis che ha tagliato verso l'interno, trovando spazio e arrivando fino al di là della linea per schiacciare la prima meta di Calvisano, quando eh, erano appena passati 30 secondi sul cronometro. Eh, Pescetto alla conversione, pallone ben indirizzato al centro dei pali e quindi eh, Calvisano che subito eh, si porta sul 07, eh, neanche il tempo quasi di partire e eh, Calvisano che ha già schiacciato sull'acceleratore sorprendendo la retroguardia veronese che si trova ora già a inseguire dopo appena un minuto di gioco. Questa gara si disputa qui al Premier Center di Verona eh, proprio perché nella prima giornata che aveva dovuto segnare l'esordio nel campionato su questo campo il, il centro non era ancora stato completato, si giocò quindi a Calvisano invertendo i terreni di gioco dove Calvisano vinse 37 a 3 la prima sfida e ora il ritorno invece si disputa sul prato del Panini Center di Verona, intanto Calvisano che ha recuperato l'ovale lo gioca adesso di movimento a largo, cercando di farsi spazio, poi ancora un'altra fase con il Mediano Casilio, giovane. Aquilano molto interessante, che forma mediana con Pescetto, dopo, arrivato dopo quattro anni dal Narbonne in Francia. Verona che intanto va a contendere su questo punto d'incontro. Arbitro che dice si può andare, no, poi a un certo punto blocca tutto. L'ingresso non è stato dal gate, ingresso laterale e quindi eh, punizione a favore del. Calvisano che beneficia quindi del primo penalty della partita, è andata a contestare verona il punto d'incontro con determinazione, con la voglia di riscattare. Questo inizio raggelante di meta subita dopo 30 secondi. Ma a come dire, ecceduto nello slancio agonistico, entrata laterale nel raggruppamento, calcio di punizione per Calvisano, rimessa laterale quando siamo nella metacampo Antracite del Verona, poco oltre la linea dei 10 metri e ovale affidato a Matteo Luccardi, eh, tallonatore eh, nero oggi in divisa bianca e giallo e nera, la formazione bresciana, vice campione d'Italia, Rimessa controllata, Pescetto manda Coffee a sbattere placato da McKinney, prosegue l'azione. Eh, ancora di qualche metro ancora ovale a favore di Calvisano a vuoto Morelli poi back dietro per la, muovere la linea veloce eh, che sceglie di usare il piede con Bruno vediamo che eh, alla fine Michele Mortali schierato ad estremo ex tra l'altro giallonero lo scorso anno a Calvisano eh, preferisce giustamente schiacciare direttamente l'ovale per guadagnare una rimessa in gioco dai 22 calcio di rimbalzo affidato all'apertura eh, veronese James McKinney sole tra Tempo spunta tra le nuvole, giornata sui 6-7 gradi, quindi temperatura fredda ma non rigida, terreno in buone condizioni qui al Penny Center di Verona, lungo drop di James McKinney, facilmente controllato da Samuela Vunisa che scarica i suoi 121 kg in questa penetrazione massiccia, poi palla ancora a veloce al lago, quasi da fermo, i tre quarti Calvini per dare spazio a Pier Bruno che ricordiamo è il metamen dello scorso campionato con 10 mete segnate, tre triplette per l'ala di formazione Ligure, poi a Mogliano e quindi a Calvisano, ma Verona che ha recuperato l'ovale, il Dia Quinteri che questa volta usa... La sua potenza per andare a guadagnare la linea del vantaggio, cittadini a fare il mediano di Mischia, Mecchini a usare il piede per questo taglio diagonale, a guadagnare un po' di spazio, ma eh, una strana giocata del, dell'ala di Calvisano che cercava di salvare il pallone, eh, ma eh, forse ha agito avendo già alzata la bandierina del giudice di linea, ricordiamo i due giudici, eh, ambedue eh, bresciani, che sono Andrea Piardi e Filippo Bertelli, che assistono l'arbitro Federico Vedovelli di Sondrio. Eh, questa prima giornata del girone di ritorno, vede giocare alle, tre, alle 15 tutte le altre partite, vi andremo poi conto, ricordiamo che tutte sono visibili in diretta streaming. Verona che recupera il pallone su questa rimessa imprecisa di Calvisano, Gabriele Signore quindi ad entrare nei 22, bella penetrazione sullo slancio e poi fuori per McKinney. e dietro pallone che sbatte tuttavia sul petto di Alessandro Rossi, non si sono intesi i due giocatori veronesi peccato, era una bella occasione ma eh, Calvisano si era mossa in fuorigioco dopo la rimessa laterale quindi calcio di punizione per Verona, immediata la scelta di capitano Ruben Riccioli, andiamo per i pali andiamo a cercare di accorciare il punteggio posizione tutto sommato agevole siamo proprio sulla linea dei 22 metri abbastanza centrali e sarà come sempre James McKinney mh, regista della formazione veronese e il calciatore ufficiale del team a prendersi questa responsabilità di cercare i primi punti per Verona quando siamo arrivati al sesto minuto per provare ad accorciare il divario maturato dopo appena 30 secondi di gioco con la meta messa a segno da De Santis. Ricordiamo che Mechini, lo scorso anno, mise a segno 205 punti, eh, tutti di piede. Quindi, insomma, eh, certamente una delle risorse importanti della formazione Scaligera. Lo vediamo a questo primo tentativo. Pallone che si alza bene, centra l'H. Verona che accorcia. Quindi, quando siamo arrivati al sesto minuto, abbondante, piazzato di James McKinney dopo una rimessa laterale rubata da Verona, eh, difesa del Calvisano colta in fuorigioco, tra l'altro su un'azione che era sfumata poi per un passaggio impreciso tra i giocatori antracite, e quindi ora rimessa in gioco di Pescetto da. Di Paolo Pescetto dal metacampo. Questa volta riesce pur con qualche sofferenza eh, Verona a tenere il pallone. Venditti va a contrastare, suscitando così qualche perplessità tra il pubblico a corso le, sulle tribune. Qui del Panini Center, ma Cittadini controlla l'ovale. Eh, pochi Calvini a contendere per. Andare poi a portare subito pressione. Infatti, Soffiato fa fatica a trovare uno spazio. Deve mettere la palla a terra. Cittadini, che ha la seconda distribuzione da mediano, vediamo se però decide di partire anziché aprire, sì, lo fa. Eh, Placcato però immediatamente dalla seconda linea. Andreotti passa fuori ora per McKinney, quintieri, andiamo al largo con Pavan. Eh, buon pallone per Michele Portali, mortali Tommaso Cruciani, che usa le gambe. Un passaggio era stato buona l'iniziativa. Per eh, riciclare su soffiato da parte di Cruciani, è riuscito provvidenzialmente a mettere le mani. E il giocatore del Calvisano è a costringere quindi all'avanti, giocare col vantaggio, a recuperare l'ovale, sparato ora via Lungo, nel frattempo è rimasto a terra un giocatore veronese, soccorso dai sanitari, il Verona allora che sceglie il piede per andare giù Lungo, ma se arriva dentro l'area di meta si prenderà molto probabilmente con un calcio dai 22 metri, vediamo Pier Bruno che controlla l'ovale, aspetta che, che arriva Bondonno e poi decide di eh, schiacciare, anzi era all'estremo Alberto Chiesa. Eh, palla allora punta per eh, Paolo Pescetto vediamo se l'arbitro vuole accertarsi delle condizioni del giocatore di Verona che ci sembra ora rialzarsi al centro del campo ci sembra forse Riccardo Pavan che nella azione precedente di trasmissione dell'ovale al largo, che aveva lanciato Cruciani sull'out eh, è stato impattato duramente nel placcaggio ma ci sembra botta assorbita Verona pieno organico Pescetto che allunga un drop centrale, facile preda di Michele Mortali che sceglie di alzare un up and under, che però arriva a un filo troppo lungo dentro i 22. Eh, chiama quindi l'arresto al volo Alberto Chiesa, che può subito scaricare per Vunisa. Buone mani per De Santis, autore della meta, placcato da Cittadini. Eh, vanno adesso a cercare ancora di contendere il punto d'incontro. Fallo nuovamente, la seconda volta che Verona viene penalizzata consecutiva sul punto d'incontro. Cittadini e signori accusati di aver trattenuto il placcato, eh, non, non porta dubbi il gesto dell'abito Vedovelli, e quindi. Calvisano che può usare il piede per riconquistare la metacampo veronese e spostare il baricentro in avanti, siamo appena fuori dai 22 metri, una rimessa laterale ben calcolata, che frutta una quarantina di metri alla formazione giallonera del Calvisano, formazione che diciamo, ha 38 punti in classifica, eh, finora 7 vittorie. Eh, e 4 sconfitte ma miglior differenza punti con 306 punti segnati e solo 161 subiti quindi grande attacco da parte di Calvisano ma anche buona difesa 39 le mette messe a segno eh, vediamo ora questa rimessa laterale un po' macchinosa comunque controllata da Calvisano che sceglie di usare ancora la linea veloce a largo viene fermata l'azione ora da Tommaso Cruciani che cerca di mettere le mani sul pallone ancora Pescetto per Luccardi, placcato, ha trovato un buon angolo interno, poi ancora Pescetto fuori per, eh, vediamo i compagni, ancora l'ovale a disposizione di Casilio, la seconda linea Andreotti che spinge sulle gambe per... Eh, portare avanti l'azione ancora Pescetto una finta per mandare a vuoto il placcaggio di Alessandro Rossi però ci sembra che Verona possa aver messo le mani sull'ovale riuscito a rapinarlo molto bene in questo punto di incontro rimasto un attimo scoperto Pescetto è arrivato come un falco Salvetti e ha recuperato l'ovale Verona però lo decide di allontanarlo rapidamente con una gran pedata nella metà campo il gioco ora un po' eh, confuso un batti ribatti gioco spezzato vediamo un po' come ne esce Verona, eh, Cruciani per Alessandro Rossi, uno dei più positivi dei ragazzi verde-blu, ascoltate, Antracite, vediamo palla di soffiato, ancora McKinney al piede, un calcio che scavalca e ci sembra uscire molto bene, e poi però decide di giocare da solo, Pier Bruno una finta per eh, scaricare e evitare Bondonno, passaggio pericolosissimo al eh, compagno... Eh, della linea arretrata, ha rischiato moltissimo qui Calvisano con questa liberazione, poi palla che cade a Coffi ci sembra in avanti, eh, l'arbitro dice Vabbè, tutto a posto, eh, dopodiché calcio e punizione e questa volta a favore però di Verona per un sealing off ci è sembrato di Morelli. Eh, che sta anche un po' contestando la decisione arbitrale, ma era stato forse un po' troppo avventato Bruno così, forse anche per eh, la rabbia di essere stato scavalcato dal preciso calcio di McKinney, ha voluto giocare subito una touch per se stesso con un pallone però balzellante, eh, ha scaricato sul compagno mettendolo in difficoltà e poi sul successivo punto di incontro eh, ha dovuto ricorrere al sigillo eh, la squadra calvina, calcio di punizione per Verona, niente pali, si prova ad andare in messa Proverà a usare il drive probabilmente da Tush, la formazione Antracite guidata da Grant Durey e Zain Ansel. Vediamo che Federico Silvestri sta chiamando eh, l'ovale, ma ce l'ha alle spalle. Quindi vediamo che adesso stanno decidendo la chiamata. Tush importante, davanti il signore, in mezzo Jacopo Salvetti. Eh, trascinata a terra immediatamente il con uh, un'azione fallosa da parte di Venditti si ne avvede l'arbitro. Verona che sta giocando col vantaggio quindi subito all'impatto per cercare di potenza di varcare la linea difensiva di Calvisano, soffiato fuori McKinney. Un calcio lunghissimo per Tommaso Cruciani che riesce ad afferrare Lovale, ma poi viene anche afferrato da Pier Bruno. Ci sembra, o eh, forse da Susio. Quindi Verona che non riesce a sfruttare il vantaggio nonostante il sostegno di Michele Mortali e si ritorna sul calcio di punizione assegnato per l'azione regolare. Nel la difesa da drive con eh, il Cavisano che con eh, eh, Venditti aveva ehm, cercato di tirare a terra un second però tardivo e quindi l'azione è già iniziata e quindi l'abitro Vedovelli aveva concesso un nuovo calcio a favore di Verona che ha giocato col vantaggio, ha tentato il calcio lungo sull'ala, il diagonale, il grande cross eh, McKinney però ha fatto buona guardia alla retroguardia eh, bresciana. E l'azione sfumata. Si ritorna nuovamente sul punto di partenza. Ancora una rimessa ai 5 metri affidata alle mani di Federico Silvestri, tano, Talloner Antracite. Vediamo D'Agostino, Signore, Mattia Zago. I primi tre dello schieramento in mezzo, e ancora un sacchin. Verona che riesce però a muovere il pallone. Federico Silvestri che sta entrando bene. Arriva in area di meta Federico Silvestri. Ottimo drive, bella reazione di Verona, 14 minuto, Verona a segno ancora con Federico Silvestri, già autore della meta anche contro il Vialana nell'ultima partita in casa qui al Pine Center e quindi Verona che ricuce la ferita della prima meta Calvina si porta sull'8 a 7 in attesa della trasformazione di James McKinney. Ha funzionato molto bene il drive da rimessa laterale, aveva provato immediatamente il sack in Calvisano, dove portare a terra il... Portatore di pallone, però è riuscito il giocatore veronese a scaricarlo al compagno prima di finire al suolo. Pronta la spinta dei compagni, perfetto Silvestri nel andare a chiudere il triangolo, a timonare il drive che con una spinta poderosa di pochi passi è riuscito a varcare la linea fatata e a portare in meta Verona. Mechini ora dalla piazzola. Siamo dentro la croce dei 15 metri. Anzi. Siamo qualche metro fuori in realtà. Ci sembra molto buono il calcio non facile eh, di James McKinney che quindi aggiunge altri due punti al carniere Scaligero e Verona che si porta in vantaggio per 10 punti a 7 quando siamo arrivati al quindicesimo della prima frazione di gioco. Quindi Verona che ha superato lo shock iniziale dello svantaggio della meta al primo minuto del centro Giacomo De Santis prima con una piazzato di McKinney e poi una meta messa a segno dal traumatore Federico Silvestri vediamo la ricezione sempre un po' difficile, macchinosa e infatti eh, va a eh, commettere un fallo eh, nella chiusura Verona eh, e a regalare un penalty comodo a Calvisano che quindi è pronto a sfruttarlo eh, per guadagnare terreno quindi che viaggia dentro ai 22 metri, neanche il tempo di gioire, subito Verona si deve preoccupare adesso di questa nuova iniziativa di Calvisano, che naturalmente vuole sfruttare questa opportunità nel cuore della zona rossa veronese. Vale nelle mani di Matteo Luccardi, traionatore, 110 kg per 173 cm. Vale per Michele Andreotti, seconda linea di grandi dimensioni, eh, perché quasi due metri, 198, coppia di seconda linea dal fisico davvero imponente. Eh, Calvisano che apre il gas in questo drive, Verona che cerca di resistere, Calvisano ancora in possesso dell'Ovale, che sta impostando ora l'azione, finisce a terra il regrupamento, vediamo se c'è qualche decisione da parte dell'arbitro Vedovelli che ha chiamato un calcio di punizione a favore di Calvisano, quindi irregolarità commessa anche nella difesa eh, veronese che ha tirato a terra irregolarmente eh, il raggruppamento avanzante di Calvisano e quindi Calvisano che beneficerà di un'altra opportunità ancora più ravvicinata, siamo eh, solo a 5 metri adesso dalla linea di meta e quindi... Situazione molto difficile per Verona, vediamo se andrà a contendere sul lancio oppure a cercare di organizzarsi subito nella controspinta. Ancora primo sedatore Andreotti, spinta e ci sembra anche buona l'iniziativa, forse un po' davanti, ma ci sembra che Vunisa sia arrivato fino in fondo. Si erano slegati i primi giocatori. Forse un sospetto di muro a dir la verità, a dirla tutta perché si erano slegati dal raggruppamento e sono poi avanzati. Ma eh, prontissimo, Vunisa a usare la sua esperienza e a rovesciare il punteggio. Quando siamo arrivati al diciottesimo, e quindi punteggio che si sposta ora sul 10 a 12. Pescetto sistema la piazzola per cercare la conversione dei due punti aggiuntivi. Dicevamo neanche il tempo di gioire e subito eh, la meta. È sempre un po' questa ricezione faticosa di Verona dal rimesso in gioco che crea problema. Eh, qui un calcio eh, gratuito regalato, punizione nei 22 metri e poi la meta eh, di eh, Samuela Vunisa. D'altronde eh, grande figura di esperienza, 11 volte in Nazionale Azzurra per l'atleta delle Figi, cresciuto nella durissima Accademia di Taranaki e poi eh, già a Calvisano per due stagioni, alle Zebra, ai Saracens, ai Glasgow Warriors, la, nella, ai Glasgow Warriors nella scorsa stagione e ora tornato a Calvisano e eh, Pescetto è preciso tra l'altro dai pali, una bella trasformazione anche la sua come quella di McKinney prima e quindi eh, Calvisano che si riporta avanti per 10 a 14 eh, poco la supremazia di verona eh, ma di nuovo riparte il gioco eh, va ancora lungo eh, james mckinney comodo la ricezione quindi per calvisano che va a impegnare ora la difesa veronese per dare modo a casilio di gestire questo vale vediamo che eh, venditti va all'impatto si toglie i quintieri casilio Scarica per Pescetto che finta di giocare a destra. Poi un calcio sporcato che rimane quindi facilmente in possesso di McKinney. Che ora può aprire il gioco per Michele Mortali, vediamo se riesce a evitare il placcaggio di Pescetto. No ha brancato per la caviglia e quindi soffiato deve ripartire quasi da fermo. Gabriele Signore usare il fisico. Bene a rovesciare Damiano Mazza nell'impatto. E poi ancora eh, Federico Silvestri dritto sull'asse per guadagnare terreno e tenere in linea. Ma attenzione, l'arbitro ha fischiato. Non so se ci sia un passaggio in avanti. Sì, eh, c'era surgito questo dettaglio. Ma Vedovelli era veramente un passo dall'aggruppamento. Era stato molto bravo, Federico Silvestri, a raddrizzare sull'asse per ridare eh, correttezza all'attacco veronese, evitare che andasse in diagonale e quindi facile preda della pressione difensiva. Ma eh, nel. Rilanciare l'azione ha perso per un attimo il controllo dell'ovale. Prima mischia quindi della giornata, vedremo i due pacchetti a confronto. Calvisano eh, può vantare davvero un vantaggio eh, sulla bilancia ragguardevole: eh, sono passate, 912 kg complessivi Calvini contro gli 849 veronesi, quindi una media di 114 kg a testa contro i 106 eh, di Verona. Eh, un gap che vediamo se si. Eh, rivelerà anche nel confronto del gesto poi agonistico, della complessa alchimia o meglio geometria della sfida della mischia ordinata nel pacchetto Casilio pronto all'impatto e guadagna invece un calcio Verona. Eh, qualche incertezza nella introduzione, un po' di eh, equilibrio instabile per i primi tre uomini del Calvisano, eh, punizione di seconda per Verona che quindi sceglie di tornare ancora a giocare la mischia. Scelta di fiducia da parte del capitano Ruben Riccioli, eh, Verona quindi che si sente bene, prova adesso di nuovo a impostare un ingaggio con la mischia giallonera: i primi cinque uomini da una parte d'Agostino Silvestri, cittadini per Verona, sospinti da Salva, Salvetti e Signore in seconda, Morelli Luccardi e Leso davanti per i gialloneri e Andreotti e Venditti a sostenerli alle loro spalle. Riccioli e Vunisa a chiudere il triangolo, poi Coffi e Martani da una parte, Zago e Rossi dall'altra. Ci sembra stabile, buona questa mischia. Soffiato ne approfitta, punta l'arbitro e poi. Un'apertura che era anche buona, ma eh, il placcaggio avanzante ha portato un passaggio in avanti volontario. Era salita bene la difesa eh, Calvina. Eh, Soffiato aveva puntato anche un po' astutamente l'arbitro per eh, come dire, creare qualche difficoltà nella lettura dell'azione alla difesa bresciana. Ma eh, sono saliti bene Mazza e De Santis. E quindi quando eh, Pavan ha ricevuto l'Ovale si è trovato subito l'uomo addosso. Pallone che è schizzato via, mischia ancora per Verona coppia di centri molto interessante, quella Calvina in particolare De Menomazza, 20 anni fatto bene anche con l'Under 20, giocatore eh, osservato con molta attenzione eh, proprio per le sue qualità e il suo talento, dall'altra parte anche Leo Quinteri il giovane giocatore veronese, cresciuto nel Recco poi in Accademia, eh, un giocatore di grande interesse, 20 anni anche lui quindi una bella sfida tra i centri e poi il più giovane De Santi scontro invece il veterano Riccardo Pavan andiamo a vedere ora come va questo ingaggio sembra bella stabile la mischia ancora prova ad avanzare a sinistra luca d'agostino contro eh, del calvisano fatica verona tira fuori l'ovale poi ruben riccioli riesce a scappare via ma nel frattempo penalizzazione di vedovelli del pacchetto calvino ci sembrava visto un po cedere verona ma invece c'era stato ovviamente un movimento non regolare da parte della eh, prima linea bresciana fa il gesto vedovelli di una stappata del pilone destro del trainatore. Per Maria Leso tra l'altro giocatore nato a Verona, eh, il fratello eh, Lorenzo è giocatore del top 12 veronese, purtroppo ai box per un infortunio ancora inizio stagione che si sta prolungando, mediano di mischia e quindi non è... Possibile mettere in scena come era stato invece all'esordio in campionato il derby tra i fratelli, eh, proprio perché Lorenzo è costretto a guardare dalla tribuna questo match. Per Maria invece in campo, in prima linea per uh, Calvisano, Dopo, Pier Maria dopo la cresciuto del Pulicella, poi lunghe stagioni al Petrarca, un'esperienza di due anni in Francia e ora il secondo anno in maglia giallonera, punto di forza del pacchetto eh, Calvino. James McKinney. Importante penalty quando siamo arrivati al ventiquattresimo del primo tempo. il pallone che si alza e ci sembra sfilare di un niente a fianco dei pali. Eh, L'illusione era che avesse centrato l'H, ma invece non è andato il penalty di McKinney. Un'occasione preziosa per Verona per rimanere agganciata nel punteggio che eh, sfuma. Tuttavia tornerà in possesso dell'Ovale. Verona ora, dopo questo rinvio dai 22 metri di Pescetto. Paolo Pescetto che sceglie di scaricare Lungo, Cruciani, McKinney, alza una pennanda su cui va Michele Portali, bravo Alberto Chiesa a, eh, a recuperarlo, o forse Casillo, sì il mediano Casillo, tra l'altro giocando col vantaggio, eh, Venditti sceglie un esterno destro eh, all'ungarese che eh, però eh, così eh, forse sull'onda del vantaggio, si giocava sul vantaggio per eh, una mancato rilascio nel placcaggio, eh, altro calcio evitabile incassato da Verona, la disciplina è stata un vero e proprio talone d'Achille nella prima parte della stagione, il giorno d'andata per Verona che spesso per falli eh, anche a volte come dire, di leggerezza eh, si è trovata poi a vivere situazioni di grande difficoltà. Eh, Calvisano, infatti, vedete pianta di nuovo la bandiera nella zona rossa veronese. Entra dentro i 22 Casilio che va a centrare subito la rimessa laterale avanzata. Finora solo un'incertezza nel lancio e nel controllo della touche bresciana Luccardi. D'altronde le due torri Andreotti e Venditti sono davvero gigantesche. È comoda ora la presa. Bunisa in possesso dell'Ovale. Prova a spingere un po' il drive. Verona che controlla, vediamo se decide di accelerare il drive Calvino o seppure giocherà a largo la formazione bresciana, chiama nel frattempo il tempo Vedovelli, allora spinge ancora eh, Calvisano, chiama la palla fuori adesso eh, per Casiglio. palla fuori per Pescetto, vediamo questo Susio eh, possente ala eh, bresciana che però viene colto bene da Federico Silvestri. Eh, sul tenuto, grande azione di Federico Silvestri certamente uno dei ragazzi migliori in questa stagione. Ha patito tanto Verona le mancanza di Federico prime, eh, nelle prime gare, nelle gare centrali, eh, il suo rientro certamente ha giovato alle sorti della formazione Antracite giocatore molto coraggioso, bravissimo a andare a contendere le valli nei punti d'incontro, ottimo timone nei drive. Con poi alle spalle l'esperto Vincenzo Delfino, pronto a subentrare poi nei momenti di stanchezza o a dare cambio con efficacia alla prima linea veronese che finora ha retto bene l'impatto con il possente pacchetto di Calbisano. Davvero notevole la stazza fisica della formazione bresciana. Prendono fiato i giocatori delle due squadre, approfittano di questa lunga rimessa laterale. Palla in mezzo per Salvetti che non riesce a controllarla. Soffiato deve fare gli straordinari. Tommaso Cruciani che finge e poi rientra Gatomao per mettere la palla a disposizione di Simone Soffiato dietro per McKinney. Che non può far altro che scaricare un destro il più lungo possibile. Ma eh, ben appostato Alberto Chiesa, che vediamo si incrocia ora con De Santis, anzi, con Pier Bruno poi Palladito per Pescetto, Susio, ehm, Mobile, Venditti, una mano sola, un offload disinvolto al largo, Calvisano che prova a insistere, ma sfugge lo vale, lo eh, cattura Quintieri, Tommaso Cruciani dietro per ehm, McKinney sceglie allora di provare a allargare su Mortali, cercava uno spazio, poi non si fida, usa il piede lungo, eh, un buon calcio controllato, vediamo, da Chiesa che usa il suo sinistro. Per eh, guadagnare una messa laterale, però tutto sommato abbastanza corta. Eh, buona la lettura tattica in questo caso di Verona, di Michele Mortali. Ha provato Mecchini saggiamente a aprire il largo per vedere se fossero gli spazi per un contrattacco. Michele Mortali ha valutato ben schierata la difesa bresciana. Ha deciso di usare un calcio lungo in diagonale che arrivato vicino alla linea di meta. Ha dovuto forzare i tempi, usare il sinistro, Chiesa. Quindi rimessa laterale adesso per Verona. Quando siamo a circa 7-8 metri dai 22 metri, vediamo. Buon pallone questa volta conquistato da eh, Salvetti, poi c'è una mano galeotta a intercettare il pallone, eh, buon donno che aveva cercato un dribbling senza eh, riuscirci e Richie dice questa volta ci riproviamo, James è tuo, mettilo dentro. Siamo 14 a 10 per Calvisano quando siamo arrivati alla mezz'ora ormai di gioco. Quindi 29esimo e andiamo a segnalare questo nuovo tentativo di James McKinney, quello precedente più o meno da posizione analoga però dall'altra parte del campo non ha sortito buon effetto, però ne si era alzato bene ma solamente sfiorato il montante uscendo. Vediamo ora se da questo lato James riuscirà ad aggiustare la mira, a centrare i pali e a portare sotto Verona attualmente a quattro lunghezze dalla formazione bresciana vice campione d'Italia. James McKinney numero 10 di Belfast. Trascorso anche nella Celtic League con la franchigia dell'Ulster. Ce la fa, però non impattato magnificamente. Ma eh, come dire, più l'economia che l'estetica in questo caso, e quindi Verona che riesce a. A portarsi sotto nel punteggio ad un solo punto 13 a 14 quando siamo al trentesimo scoccato e quindi entriamo negli ultimi dieci minuti del primo tempo, primo tempo equilibrato, combattuto con Calvisano molto efficace nelle due volte in cui si è affacciato eh, nei 22 di Verona, eh, la terza volta per fortuna eh, ci ha pensato Silvestri a rubare la palla a Susio, Verona però che altrettanto ha saputo essere efficace nella punizione da drive. Con il drive da, da rimessa laterale, poi con eh, i piazzati. Ora Calvisano che prova a ripartire con Pier Bruno, preso e tenuto alto da eh, Signore, e buon donno e da mezza squadra veronese. E quindi buona la difesa eh, di Verona, eh, abbraccio tra Riccioli e Signore. Eh, Sembra la vittoria per un buon terno all'otto, ma eh, è giusta questa esultanza a parte dei ragazzi che vengono da una eh, veramente prima parte di campionato con dei tratti di grande sofferenza e si stanno ora ritrovando come gruppo, come squadra, al di là poi dell'andamento del match e quindi festeggiano questi momenti in cui l'azione corale, la reazione eh, dà un premio. Mischia. Quando siamo vicino alla linea di metacampo, Simone Soffiato, vediamo l'impatto eh, eh, leso contro D'Agostino, Porgo Roma contro Vigasio, in realtà per chi è pratico di Verona, calcio un po'. Calcio passaggio di McKinney per Tommaso Cuciani che finta e poi sprinta sulle gambe. Grande azione di Tommaso e pallone che scivola via nel passaggio importante che poteva smarcare l'uomo. E riesce Verona a recuperare la vale, ma è andato in avanti in effetti ha perfettamente ragione Vedovelli eh, bravo Tommaso Cruciani una finta di calcio che ha ehm, disorientato Susio poi un cambio di passo a bruciare il secondo difensore e poi sull'appoggio interno importante per aprire la rotta per i pali eh, è fuggito in avanti il passaggio da sinistra a destra Poco preciso, ci voleva un po' più di rotazione di polso per mandare l'ovale. Sembrava Simone Soffiato come sempre pronto in sostegno eh, all'interno e quindi Calvisano che eh, sventa questa minaccia. E ora potrà ripartire da una mischia ordinata con introduzione propria. Vediamo Casilio, Nicolò Casilio, 20 anni, Aquilano, anche lui nazionale under 20 lo scorso anno. Alla guida ora del PAC eh, Bresciano dove si alterna con il più esperto semenzato, oggi non presente, qui al eh, Paianini Center. Vediamo come andrà questa mischia. Finora abbastanza equilibrata la contesa tra i due pacchetti con Verona che ha controllato bene, ha guadagnato anzi qualche calcio di punizione, introduzione un po' saltellante, un po' indecisa e non ci vede chiaro Vedovelli dice no qua rifacciamo tutto ragazzi e quindi prime linee che devono riallacciarsi e ritrovare nuovamente gli equilibri si sposta dall'altro lato l'arbitro di Sondrio eh, Vedovelli per andare a leggere questo ingaggio eh, Lucardi che si carica pronto ad essere abbracciato da Morelli e Leso grande esperienza per eh, Gabriele Morelli uno proprio come dire veri calvisano colori giallo-neri timbrati nell'anima per il pilone presciano vediamo ora l'introduzione come dire un po' generosa di Casiglio soffre soffre Calvisano gira il pacchetto lascia correre però Vedovelli si la cava Calvisano pur soffrendo l'esperienza di Vunisa è riuscita a sbrogliare la matassa calcio di sinistro parata da parte di Michele Mortali e palla ora rapida per Bondonno che prova a danzare verso il centro e poi trova il sostegno di Ruben Riccioli ma ha rubato palla ci sembra intanto eh, la Calvisano e lascia uscire giustamente l'ovale Verona per almeno avere il vantaggio della rimessa. a Tommaso Cruciani. Peccato, sembrava che Ruben Riccioli potesse impadronirsi eh, di quell'ovale, ma poi invece è stato bravo. Ci sembra De Santis a recuperarlo, a ricalciare subito nella metà campo Veronese. Pallone che è sfilato in rimessa laterale. Cruciani a controllare. Lancio ora per Silvestri. Vediamo se Verona sceglierà la formazione completa. Siamo arrivati nel frattempo al 35 minuto di gioco qui al Panini Center di Verona. Calvisano avanti per un punto, 13-14, Signore a svettare in alto, bella questa presa per la seconda linea eh, pugliese che è riuscita a catturare l'ovale, e a impostare poi un drive, Verona prova quindi a spingere e a sfruttare ancora l'avanzata, cercava forse un calcio di punizione, l'abito dice no, eh, siete finiti per terra da soli e quindi Soffiato pronto a usare il piede, calcio alto nel box, eh, vediamo che tutti sotto, Pier Bruno ha... Alzare le ginocchia per proteggersi da Bondonno, Pallone quindi recuperato. Casilio eh, palla fuori ancora per Venditti. Grande fisico placcato. Però bene eh, sia da Riccioli scusate da Quintieri e Rossi. Eh, spazio ora a sinistra per Calvisano, eh, palla per Riccioli che decide di usare ancora il piede di Mortali per guadagnare campo. Verona che sceglie la prudenza e non contrattacca. Diamo Chiesa che usa ancora il suo sinistro per guadagnare campo, pallone conquistato da Bondonno, eh, che sceglie anch'egli la rimessa di piede, facile però preda eh, di Pier Bruno, fase adesso un po' di studio della partita, pallone che ci sembra vada comunque alle spalle, Mortali forse sceglie la rimessa laterale direttamente per dare un po' di fiato e sì, anche saggiamente Chiesa dice calma, facciamo ordine. Anche forse della panchina era arrivato da parte di Brunello un suggerimento di giocarla veloce. Un zoghela che forse eh, non ha inteso eh, Alberto Chiesa. E ha deciso di invece, con calma, andare a permettere al compagno Luccardi di lanciare oltre la metà campo questa rimessa laterale. Tre minuti alla fine del tempo regolamentare schieramento praticamente pieno, un po' storto in effetti, è eh, suggita eh, la palla a Lucardi, in realtà non c'è vento oggi che possa disturbare, eh, o comunque una brezza piuttosto leggera, mh, che soffia però in effetti da sinistra verso destra, quindi forse anche quello è un po' un refolo che ha accentuato l'errore del bravo tronatore Bresciano, e quindi si cambia il lancio. Federico Silvestri che ha l'opportunità, vediamo se saranno Salvetti o Signore a cercare di svettare nello schieramento, eh, insomma un, con una serie di tocchi eh, da pianisti riescono in qualche modo a tenere l'ovale, però Verona ha dovuto ripartire da dietro, ha soffiato a scavare per cercare questo pallone, ancora il piede, è una scelta frequente ormai dei due schieramenti, partita che appunto, scivola un po' nella dimensione tattica. Ancora McKinney ad alzare una penander senza che possa arrivare grande pressione, e allora prova a muovere adesso. Lovale Calvisano Susio al largo, placcato De Santis, Pescetto. Prova a muovere Lovale adesso a muovere le gambe. Chiesa bella finta! e Poi placcato però bene da Salvetti, eh, ancora Casilio ad alimentare la manovra giallonera. Buona questa azione! con eh, spazio per Coffi che ci sembra aver trovato il varco giusto e a servire poi Bruno. Bella azione di Calvisano che dopo una lunga fase di batti e ribatti sceglie le mani, sceglie le gambe, trova il varco con eh, Venditti e poi eh, il passaggio per Coffi, ottima terza linea, giovane Antoine Quasi Coffi scorso anno in Accademia a trovare il sostegno di Bruno e quindi quando siamo proprio allo scadere del tempo quando Verona accrezzava l'idea di andare a riposo attaccata a Calvisano subisce questa meta eh, del metamen Pier Bruno ricordiamo metamen del suo scampionato con 10 timbri e ora Paolo Pescetto finora infallibile dalla piazzola a cercare di capitalizzare la segnatura calvina a portare ancora avanti nel punteggio Calvisano quando siamo già sul 19-13. a 13, A tempo regolamentare praticamente scaduto. Vediamo se ci sarà qualche momento di recupero, ma non crediamo particolarmente lungo. Buono il calcio di Pescetto, potente, preciso. E quindi Calvisano che va a 21, terza meta per la formazione bresciana dopo la prima di De Santis, la seconda di Vunisa e la terza di eh, Bruno e proprio sulla trasformazione si va a riposo dicevamo che infatti non c'era stata molto occasione di recupero e così è stato Vedovelli proprio sulla trasformazione di Bruno ha deciso di mandare le due squadre al riposo quindi primo tempo qui al Panini Center che si chiude sul punteggio di Verona 13 Calvisano 21 i punti per Verona eh, sono utili da due piazzate di McKinney e una meta di... Federico Silvestri trasformata da James McKinney, i punti invece per i gialloneri Bresciani, Meta di De Santis trasformata di Pescetto, Meta di Bunisa trasformata da Pescetto, Meta di Bruno trasformata da Pescetto, 07 37 17, 10 14 13-14, 13-21 l'andamento del match. E qui dal Panini Center, dal regista Elvio Zanatta, dai cameraman Samuel Zanatta e Matteo Favaro, un saluto e un arrivederci tra qualche minuto per il secondo tempo. E riprendiamo la linea qui dal Panini Center di Verona per il secondo tempo del match della dodicesima giornata del top 12, prima giornata del giorno di ritorno tra il Verona Rugby e il Kawasaki Robo Calvisano. Punteggio della prima frazione di gioco, Verona 13, Calvisano 21, quindi più 8 per i gialloneri bresciani, autori di tre mete del primo tempo contro la segnatura veronese e i due piazzati di James McKinney. Precisissimo dalla piazzola il mediano di apertura, Bresciano Paolo Pescetto con 3 su 3, quindi 3 mette 21 punti, due piazzati in una trasformazione per Mecchine in campo veronese con un errore però dalla piazzola per un altro piazzato che avrebbe portato Verona sul 16, anzi allora sul 13-14 e quindi 3 su 4 per eh, il mediano di apertura Antracite del Verona Rugby. Primi tempi nel frattempo dagli altri campi con le Fiamme Oro che vincono a Mogliano per 10 a 34, il Valor Rugby è sotto in casa per 3 a 6 con il Toscano Rapporti Medicei, il Rovigo largo nel primo tempo sulla Lazio per 7 a 35. Sorpresa a Padova, Petrarca 14, Val Sugana 17 dopo i primi 40 minuti, qui appunto 13 a 21 tra Verona e Calvisano. E il Sandona sta superando il Viadana per 10 punti a 3 Dopo il primo tempo, vedremo come andrà a concludersi. Quindi, questa prima giornata del girone di ritorno che si sta disputando in contemporanea su tutti i campi e naturalmente visibile sulla piattaforma della Federazione Italiana, su YouTube in streaming e sulla app della Federazione. Recupero nel frattempo del calcio d'inizio da parte di Coffi, uno dei migliori con Vunisa e Pescetto per eh, Calvisano, Calvisano che ancora allunga ora il gioco con. Eh, Martani che va a contatto, Pescetto che corre placcato da cittadini, che riesce ad arrestare la corsa, va a contendere, eh, vediamo Quintieri poi finisce a terra, deve lasciare la presa, placcaggio di Rossi su Luccardi, ancora Calvisano usare il fisico a tenere il possesso, prova una contro-rack eh, Salvetti. Eh, Casilio controlla l'ovale, guarda la posizione, poi scarica un calcio nel box molto alto su cui Michele Mortali però è sicuro, ex di giornata, una bella finta e poi apre il gas. Eh il giocatore veronese, Palla Cruciani che riesce a resistere al placcaggio di Susio, palla messa a disposizione dei compagni, va a scavare, soffiato qualche secondo perso, e poi McKinney ancora, cittadini, a usare il fisico e a spingere sulle gambe, assistito da Ruben Riccioli, il capitano, e Luca D'Agostini, Verona che prova ora a alzare il ritmo, vediamo che Quintieri ancora a fare strada, a trovare un varco, ma vedovelli forse ha visto qualcosa di irregolare, vediamo un po', sì, un velo. Eh, forse il compagno Salvetti ci sembrava era andato a disturbare la difesa eh, Bresciana eh, calcio di punizione per eh, Calvisano e Mediano Casilio quindi l'opportunità di usare il suo preciso destro per riguadagnare terreno così è si entra nella metà campo veronese siamo al di là dei 10 metri peccato era un'altra bella occasione per Verona anche nel primo tempo due volte Cruciani aveva rotto i placcaggi e Aperto il gas sull'ala, poi due errori di trasmissione hanno negato soddisfazione o comunque un risultato migliore come conclusione dell'azione. Adesso Mortali, bravissimo a trovare un varco, poi buco di quintieri, ma un errore eh, di un compagno. Velo, punizione per Calvisano. Vunisa all'impatto, sempre possente la numero 8, Figiano, signore, eh, anzi Zago a provare a contendere. Eh, Coffi, ventenne, veramente dinamico, potente. Però tenuto alto, braccato dai giocatori veronesi. Vediamo che eh, l'arbitro sta indugiando. e Poi dice: No, ti devi togliere. Non sta eh, fischiando. Alla fine, pallone a terra. Ha lasciato proseguire questa maul. Casilio per eh, Pescetto, già pronto qui sulla destra a usare bene le gambe. Prova ad andare soffiato. Casilio ancora a servire. Eh, Susio, una finta a rientrare. Placcato da Pavan e Cruciani. Attenzione, pericolo, Calvisano dentro ormai ai 5 metri. Vunisa a usare il fisico e poi ancora la parte chiusa. Susio placcato, finisce di là, va si rialza subito. Ancora Calvisano, pericolosissimo. Quando siamo a 5 metri dalla linea di meta, altro inizio furibondo di Calvisano. Vunisa, siamo vicinissimi. Calvisano che gioca col vantaggio. Rossi aveva recuperato il pallone. L'arbitro, però, eh, fischia il calcio di punizione. Due punizioni consecutive a punire Verona. Eh, vediamo se eh, ci sarà ora qualche provvedimento eh, discussione tra Mortali e <coughs> Vedovelli ha contestato la posizione nel punto d'incontro di Mortali dicendo che la racca era già formata non si poteva andare a scavare e quindi Calvisano ha potuto giocare con eh, il vantaggio vediamo come sceglierà di usare ora questo ovale probabilmente <coughs> in rimessa laterale Casilio è così 5 metri È la situazione con cui prima Cavisano ha timbrato con Vunisa, d'altronde anche Verona aveva approfittato della stessa identica situazione nel primo tempo, solo che adesso qui quando siamo al quarto minuto che scocca ora, Cavisano ha la possibilità di allungare nel match. Andreotti, subito per Vunisa, riccioli, pallone che va dietro, crolla il punto d'incontro, Cavisano che deve ripartire dalla base. Palla fuori, Verona che lotta per arrestare la lenta, implacabile, avanzata giallonera. No, siamo dentro i 5 metri. <coughs> Vediamo ancora Casilio, se deciderà di allargare il gioco. eccola per Coffi, placcato però, basso da Quintieri, alto da Soffiato Ancora Casilio, Vunisa. Cioè, i 121 kg a schiantarsi sul signore Ruben Riccioli. <coughs> Vediamo ancora Calvisano che, con calma, sta organizzando la sua avanzata. Venditti, 2,02 metri a usare i suoi chili, la sua lunghezza. E poi Coffi, che forse vede un varco, però placcato ancora. Difesa. Disperata di Verona alla linea di 5 Calvisano che con calma insiste implacabile leso ora a far la guardia. Pronti, dietro Martani e ancora Coffi, Venditti, Pescetto atterrato. Che rimane da questa parte d'Agostino e eh, Casillo. aveva visto il, il modo di allungarsi. No, dice l'arbitro non è valido, però c'era un calcio precedente. Scusate, non era D'Agostino. Era Cittadini che era arrotolato dalla parte di Calvisano. Vedovelli richiama Ruben Riccioli, capitano Scaligero. Dice: Guarda, che è il terzo fallo. Prossima volta do calcio di punizione e anche cartellino giallo, perché non si può così. <coughs> Vediamo Calvisano come userà questo calcio di punizione nella maniera più prevedibile, giustamente va a mantenere la pressione sulla difesa veronese rimessa allora affidata ancora al talloner Lucardi non ci sembra di vedere cambi nelle file delle due squadre che stanno affrontandosi con i medesimi 15 dell'inizio partita formazione piena mediano di mischia a Bunisa si scontrano nel corridoio, poi la palla presa da Martani in aria. Un drive, un vortice che cerca di trovare eh, uno sbocco. Poi crolla. Eh, ci sembra Bonisa col pallone. Prova Luccardi ad andare. Lui non si allunga abbastanza. O vale ancora fuori. Coffi a cercare di andare al di là dei corpi veramente battaglia in prima linea Affro si affrontano proprio con cariche frontali e forse alla fine è arrivata la meta sembra di sì meta forse segnata da Alberto Chiesa non è stata chiarissima a dire la, din la, realtà, la dinamica ci ha messo un po' anche vedovelli però poi eh, alla fine questa è la decisione Settimo minuto, e dopo 5 minuti di cariche frontali da fanteria pesante, la Falange Calvina riesce a varcare la linea di meta veronese. Ci è sembrato con Alberto Chiesa, l'estremo che era entrato a dar agli avanti, e quindi un break importante per Calvisano, che mette distanza ora rispetto a Verona e sale a 26 punti, in attesa del piede di Pescetto dalla Piazzola. La linea dei 5 metri, finora precisissimo il mediano di apertura genovese, 4 anni al Narbon, un anno negli Espoir nel Narbon e poi in Prodi 2 per tre stagioni. Questa volta però sfila a fianco il pallone, non va la trasformazione di Pescetto e quindi Calvisano che però guida ora per eh, 13 a 26, doppiata Verona nel punteggio, <coughs> quindi dopo. 8 minuti ha dovuto arrendersi la difesa veronese, anche per una serie di calci di punizione che hanno fiaccato eh, la, la difesa. Vediamo se Verona ora riuscirà a reagire. Eh, ancora calcio lungo di McKinney, Vunisa, eh, che va a sbattere su Salvetti. Eh, Rossi cerca di rubargli la palla, anzi su Alte Silvestri. Può invece poi ancora agire Calvisano che ora ha campo a largo, attenzione. Chiesa che si è inserito scambia con De Santis che prova a centrarci. Va a Rossi a caccia del pallone. Ma eh, fischia l'arbitro per evidentemente un ingresso non corretto da parte di Rossi. Dice che è entrato non del gate. E altro, altro, altro errore, altra punizione di Verona che sta accumulando un, troppi falli. e eh, Stanno appesentendo la sua l'andamento della gara è entrato nel frattempo con eh, vediamo un po il numero 21 Matteo Cruciani quando siamo al nono minuto quindi due fratelli Cruciani eh, prodotti del vivaio veronese in campo, Tommaso all'ala e ora Matteo Lo scorso anno in under 18 ancora nella cadetta del Verona che entra, che gioca nella serie B del Girone Veneto Entra in luogo di soffiato, un errore da parte di, del lancio di Luccardi. Verona, quindi, che può approfittarne con Michele Mortali che prova a viaggiare in mezzo alle linee. Poi viene messo a terra da De Santis. Cuciani, cittadini purtroppo placcato, perde il controllo dell'ovale, vantaggio per Calvisano che avrà a disposizione questa mischia. Ha dovuto agire da fermo. McKinney ha passato a Cittadini che doveva fare da PV per eh, riaprire il gioco, ma è stato vincente il placcaggio che ha fatto sbalzare via Lovale al pilone. Veronese, tanta esperienza, 55 cap con la nazionale azzurra per eh, Lorenzo Cittadini, che sembra aver comunque preso un rendimento di gioco nelle ultime gare decisamente superiore all'inizio di campionato, quando ha faticato molto a ritrovare il ritmo partita. Ora Meglio, sta tenendo finora il pacchetto veronese, seppur molto più leggero di quello bresciano. Vediamo ora come andrà questa mischia. Nel frattempo un altro cambio. Esce Luca D'Agostino e dentro l'Astra Masotti, cambio quindi per dare fiato alla prima linea del Verona, rimane invece immutata quella bresciana. Sì, vediamo ancora Leso Luccardi, Gabriele Morelli. E quindi a sinistra Vittorio Bebeto Lastramasotti, pilone cileno, tenuto lontano dai campi nell'ultimo periodo per un infortunio alla caviglia, forse non ancora totalmente al 100%, ma troppo voglioso di giocare. Il pilone lo scorso anno, a Valsugana. che prova qui subito ora un ingaggio contro Pier Maria Leso. L'arbitro però non ci vede chiaro, rifacciamo ragazzi. Allora si rilegano gli avanti. Salvetti e Signore, che stanno facendo una gran partita in seconda linea a mettere carbone nella caldaia della Mischia Veronese a, a compensare con i muscoli, con la spinta, il maggior peso della Mischia Calvina. Casilio pronto, non ci vede chiaro, non piace la posizione a Vedovelli e quindi può partire Ruber Niccioli, capitano, si va a schiantare su Coffi, pallone messo poi a disposizione, ma c'è il vantaggio per Verona, 10 metri non concessi. E quindi Verona che sta giocando col vantaggio. Matteo Cruciani, un placcagione eh, di Gabriele Morelli su Lastra Masotti, L'arbitro a questo punto richiama i 10 metri. Vediamo se. <coughs> sì, chiaro, molto chiaro il segnale. Però sempre di seconda, vediamo come sceglierà di giocare Verona. Se usare il piede, se chiamare la mischia. Mischia. Non vuole cedere il pallone rimesso laterale ai Bresciani del Calvisano, Verona, e quindi prova nuovamente l'impatto. Vediamo come Lastra Masotti, che è subentrato ad Agostino, autore di una buona prestazione, riesce a tenere con i ragazzi del Kawasaki Robot, che stanno guidando questo match per 26 a 13 quando siamo arrivati al tredicesimo della ripresa, fase ora importante della partita. Verona deve provare a reagire, a ridurre il gap di 13 punti per rientrare nel match. Cavisano, che ora gioca in tranquillità, può controllare, ma vediamo come va questa mischia. Tiene Verona, parte Matteo Cruciani, palla dietro per Mecchini, allargo per Tommaso Cruciani, che prova a, a centrarci, placato eh, da Damiano Mazza, Ovale a disposizione. No, Susio si è mosso forse un pelo. Infatti c'è il vantaggio per Verona. Verona, che ora può giocare quindi con questo vantaggio, Tommaso Cruciani. Silvestri, McKinney, Quintieri non fa andare ancora l'ovale, sceglie di rientrare, gioca ancora col vantaggio Verona. Silvestri, palla per Matteo Cruciani, la va a ripescare dai lacci delle scarpe. Signore, placato da Coffi, ancora Verona che insiste, però non riesce ad avanzare la formazione veronese e vediamo che a un certo punto dice ok, fermiamola qua, dice Vedovelli, andiamo a riprendere con una punizione per Verona che nel frattempo può calciare Glovale da posizione più avanzata, non credo che McKinney cercherà i pali, ma cercherà la rimessa laterale per provare a usare il drive come ha fatto nel primo tempo. Verona, che quindi con questo calcio di McKinney entra nei 22 metri. Praticamente ha usato il, la gamba come un bilanciere. McKinney, senza rincorsa, per evitare di sbagliare, di andare troppo lungo, magari di perdere il vantaggio. Un pendolo per gettare la palla in mezzo ai 22, quando siamo a 7-8 metri dalla linea di meta. La rimessa importante per Verona che ha la prima opportunità della ripresa, servito Salvetti che poi prova a fare da timone. Verona che scappa ancora con il drive, riesce a tenere l'ovale. Viene tirato poi a terra. E questo sarebbe anche forse da penalizzare. Questo intervento di Morelli, Tommaso, anzi. Cuzzani, buono l'ingresso, bella azione al largo. e Verona che va a timbrare con Riccardo Pavan. È stato bravo Matteo Cruciani a partire poi a scaricare fuori. E quando siamo arrivati al quindicesimo del primo tempo, Riccardo Pavan va a siglare questa meta per Verona. Che quindi accorcia le distanze, si porta a quota 18 punti in attesa di una trasformazione che sembra abbastanza agevole nelle corde di James McKinney centrale. Potrebbe arrivare quindi a 20 Verona, quindi nuovamente sotto il break è riuscita a riaprire, ma che sì, comodo, non va neanche a caricare la difesa Calvina. Quindi Verona 20, Calvisano 26, con questa meta di Riccardo Pavan trasformata da James McKinney, che riapre di fatto il match. Verona che ritorna sotto a 6 punti, restituisce la meta realizzata da Chiesa al settimo, però ci ha messo due punti in più della trasformazione di McKinney. Troppo laterale la meta di Chiesa, e quindi non era riuscito il calcio di Pescetto. 20 a 26, partita ora riaperta. Vediamo come Calvisano reagisce. È molto buono questo calcio d'inizio di Chiesa. Chiesa però catturato bene da Cruciani nonostante il sole contrario prova a dibattersi in aria eh, il trequarti ala veronese che riesce alla fine ad andare a terra nonostante l'opposizione di Suggio e di Coffi eh, vediamo che forza il punto di incontro Calvisano Silvestri una finta per Salvetti e poi ancora anzi per Signore e poi ancora a dare l'ovale di, in disposizione Quintieri. Quintieri che prova a forzare su Casiglio e a trovare qualche ancora metro di avanzamenti. Pronto Matteo Cruciani a scaricare il pallone su Bebeto Lastra Masotti. Il capitano Ruben Riccioli a suonare la carica. Verona che sceglie ancora il senso. McKinney, Pavan, Cruciani, bellissimo questo. Riciclo all'interno, bella azione su Verona, però bravi Coffi e anche la seconda linea Andreotti a portare fuori Andrea Bondono che aveva raccol raccolto lo flow di Tommaso Cruciani e quindi a spegnere l'offensiva veronese. Verona che sembra aver trovato ora un po' di fiducia eh, anche nel gioco aperto, nel muovere il pallone e quindi partita che si sta accendendo anche dal punto di vista dello spettacolo come è stata molto bella la meta del Calvisano alla fine del primo tempo, una bellissima azione in contrattacco, iniziata dai 22 con una serie di passaggi e poi di penetrazioni, chiusa in meta dal, dall'ala e del capitano Calvino Pier Bruno. Così ora abbiamo visto qualche buona trama offensiva anche di Verona, sempre protagonista anche Tommaso Cruciani che sta veramente crescendo in questo campionato, riesce... La terza linea Martani a portare giù questo pallone. Eh, Venditti usa il fisico per liberare. Buona palla ora sul piede avanzante per Cavisano. De Santis ha il tempo di cambiare l'angolo. Sfugge a Rossi, ma poi viene recuperato in qualche modo da Pavan. Casilio ancora per, eh, per Maria Leso. Palla a disposizione, Verona che prova a lottare sul punto di incontro. Susio che usa il fisico, eh, l'ala bresciana, anche lui eh, un giocatore di, notevole, di notevoli doti fisiche. Cavisano che insiste, entra nei 22 metri. Casilio la palla, però forse passaggio in avanti. Era ottima l'invenzione di Casiglio, davvero aveva bruciato le gambe, ha accorciato il passo. Avete visto anziché allungare la falcata, ha accorciato, abbreviato, ha scattato e è riuscito a mettere la palla dentro. Per Pier Bruno, che d'altronde, per quanto riguarda lo sprint, certo non scherza era stata veramente buona l'azione passaggio in avanti ma c'era una difesa regolare di Verona e quindi punizione nuovamente per Calvisano. Calvisano ha questa capacità dimostrata anche nel primo tempo quando subisce una meta subito di riuscire a rientrare in partita eh, a raccogliere l'ovale, a recuperare il possesso e la profondità tornare pericolosa, insediarsi nei 22 metri e così siamo ancora qui Verona più eh, riuscita a accorciare a 6 punti il distacco ma si trova ora a difendere nuovamente a 5 metri <coughs> una situazione pericolosissima che sfugge però questa volta a Luccardi Cittadini la recupera Verona che si trova il pallone tra le mani Cuciani, che quindi a campo per prova a accelerare e a sprintare poi preferisce tenere il pallone Tommaso Cruciani non affidarsi a un riciclo pericoloso, Verona che si è allontanata dalla zona dei 22, pallone quindi per Matteo Cruciani, signore che si vede arrivare addosso, pallone, due uomini, eh, in qualche modo si difende, si protegge, però Verona ha perso qualche metro, Mecchini vediamo se usa il piede, no, poi fila di scaricare su Leo Quintieri che riesce a trovare un varco nella rete giallo-nera. Matteo Cruciani, ora forse c'è spazio per andare con Alessandro Rossi che usa il fisico e le gambe. Buono anche la pulitura di Salvetti, anche se un po' larga. Vediamo che insiste Verona. Siamo in quarta fase. Vantaggio per Verona Matteo Cruciani. Il piede ora per un calciato su se stesso. Coffi però fa buona guardia, portato fuori, ma ci to torna sul punto. Bella Verona in questa fase che cerca di reagire. Nel frattempo hanno qualcosa da dirsi: il capitano Ruben Riccioli e il Ventenne Coffi, ehm, veramente grande forza della natura. E anche una certa ironia, tutto sommato. Che non guasta anche nella battaglia, veramente di grande cuore che le due squadre stanno mettendo in campo. Nel frattempo, qualche problema fisico per i giocatori di Verona. Eh, vediamo un ragazzo, forse sembra Rossi, eh, terza linea veronese. Problema, non sappiamo se un crampo o un problema alla gamba sinistra per il numero 7, eh, vediamo la smorfia di dolore. Di Rossi, che prova a resistere, d'altronde, pedina davvero importante nello scacchiere antracite. Ragazzo di grandissima generosità, fisico davvero esplosivo, grande placatore, anche buono nei punti d'incontro. Vediamo come. <coughs> se rimane in campo oppure se arriva il cambio. Cambi nel frattempo nel Calvisano, cerchiamo ora di capire chi sta entrando. <coughs> Cambi nel pacchetto quando siamo arrivati alla metà, praticamente della ripresa al ventiduesimo. Sono entrati il numero 20 e il numero 19, ci sembra per Calvisano, quindi Casolari e Cavalieri, esperta seconda linea Agustin Cavalieri e Casolari. Eh, vediamo al posto di chi cerchiamo di capire, forse è uscito il numero 5 Venditti eh, forse non vediamo in questo momento il numero 7 Andrea Martani ma saremo più precisi poi nel eh, proseguo della, della gara tanto ci sembra Cavalieri Riccioli nel frattempo a recuperare l'ovale, McKinney Quintieri Buondonno, passaggio lungo per eh, Cruciani Riesce a vedere il primo, non il secondo avversario. Matteo Cruciani, vicino al fratello, ad aprire ancora il gioco. Signore, Mattia Zago, terza linea, cresciuto nel Petrarca. Palla dietro, lato chiuso. Buon donno, Michele Mortali, prova a spingere sulle gambe. Trovare un buon angolo, rompe il primo placcaggio. Ancora, si allunga. E poi non riesce a riciclare su Alessandro Rossi quello che sarebbe stato l'assist per la meta. Ma davvero bravo Michele Mortali a crederci, a continuare a spingere sulle gambe. Ex di giornata, grande combattente, bella partita. Ma quando ha trasmesso l'ovale, era già terminato oltre la linea di. oltre il la termine laterale. Vediamo che, infatti, il giudice di linea ci sembra Piarti di Brescia di dica che appunto la rimessa è nella disponibilità di Calvisano, quindi prezioso questo lancio per Calvisano, che ora ha messo all'interno Casolari e Cavalieri per Venditti e Martani, a dare forze fresche al PAC. Nel frattempo ci sembra che Alessandro Rossi debba lasciare il campo quando siamo al 24 Vediamo cambi per quest'ultima, quarto della match, quello decisivo. Sembrava visto anche uscire Silvestri. E quindi ci sembra di vedere entrare con il numero 20 Giampaolo Spinelli e Vincenzo Delfino. Anzi, no, forse. Vediamo. Sì, Vincenzo Delfino con il 16 in luogo di Silvestri e Rossi. Quando siamo arrivati al ventiquattresimo del primo tempo. Palla ben controllata dalla difesa del Calvisano che adesso mantiene il possesso con questa spinta. Vuole un pallone pulito. Eh, vediamo questo impatto eh, di Enrico Luchin che nel frattempo è entrato. Eh, Coffi prova a far chiarezza e a ripartire. Ripulita la Rack da Gabriele Morelli. Calvisano ancora dentro i suoi 22. e palla alla fine disponibile per Pescetto che sceglie un calcio lungo ancora Mortali a lanciare il contrattacco tra i più positivi Michele Mortali nel creare problemi alla difesa Calvini pubblico che si scalda, che prova a lanciare la squadra quando siamo al 25esimo 20-26 per Calvisano meno 6 per Verona, Matteo Cruciani Ruben Riccioli prova ad avanzare Verona ritmo lento in questo momento Cittadini pronto a dare forte. non ce la fa, Matteo Cruciani tira fuori l'ovale, alla fine riesce a scaricare per McKinney, prova Salvetti a usare il suo dinamismo, rompe il primo placcaggio, poi si trascina dietro a dei giocatori e si finisce a terra, rimane Agustin Cavalieri di qua, allarga le braccia e poi ancora McKinney, prova a alzare il ritmo Verona, buono questo passaggio per Buondonno, anzi per Davide Contri che è entrato ma viene spinto fuori. Il giocatore di Verona, Davide Contri, 23 anni, nel vivaio veronese, giocatore della cadetta. Che nella Coppa Italia da due settimane fa ha fatto il suo esordio e sta allora assaggiando questa categoria per mettere a frutto le sue grandi doti fisiche. Però ha difeso bene Calvisano, è riuscito a spingerlo fuori. Il passaggio di Leo Quinteri aveva provato a innescarlo sull'out destro, ma ha fatto buona guardia Pier Bruno e l'ha riuscito a sospingerlo fuori. Vediamo il suo capisano che ha cambiato Milano di Mischia, controllare questa rimessa laterale. Calcio di Chiesa, molto lungo, era fuori quando ha ricevuto l'ovale. Eh, Nicola Zanon, che nel frattempo è entrato per Verona, il luogo forse di, di Buon Donno. Stiamo cercando di rivedere gli schieramenti. Quindi vediamo ora questa rimessa laterale. Cittadini, Capitano Luberriccioli, signore Lastra Masotti. E poi Salvetti, Tush però presa da Calvisano. Che spinge adesso il drive. Spinge adesso il drive Calvisano. Coffi sulla palla, la porge dietro apre ancora il gioco, Pescetto, Chiesa, passaggio lungo rimbalzante per Bruno, che a campo riesce a essere poi preso eh, da Contri, ancora Calvisano però che può aprire il gioco con Cavalieri, lato chiuso, buon placcaggio su Luccardi da parte di Leo Quintieri, come il solito lottatore, Cofi, una finta e poi dentro, prova a scavare Verona, ma Calvisano riesce a difendere bene il pallone con buoni appoggi, poi sceglie di usare il piede. Uno, questo up and under alto, pericoloso. E recupero che mette in difficoltà Verona perché siamo nel cuore dei 22. Spazio al largo, riciclo per De Santis che cade. Riesce a ritrovare equilibrio e anche il vantaggio di un calcio di punizione a favore, forse per placcaggio alto. E quindi Calvisano che ora gioca con serenità, leso a fare il mediano. Pescetto, profondo. Per Chiesa, in Slalom, in mezzo a 22, placato da McKinney, pallone a disposizione, ora di Lucchin, che è subentrato a Mazza, un calcetto che diventa un assist per Pier Bruno, anche un po' di fortuna, va detto la verità, eh, perché il calcio è rimbalzato sulle gambe della difesa veronese e eh, quando siamo al 29esimo, approfitta di questa fase di gioco rotto per la meta di Bruno, doppietta per eh, l'ala. Calvina, squadre stanche in questo momento, soprattutto Verona che ha dovuto difendere per numerose fasi cambiando lato e senso del campo e poi alla fine, un, eh, giocando sempre col vantaggio Calvigiano, ha sfruttato un calcetto fortunoso, un calcio di rimbalzo sulle gambe di un difensore veronese, il rimbalzo che ha favorito eh, i riflessi di Bruno che ha brancato l'ovale ed è tranquillamente indisturbato arrivato in area di meta pescetto facile tre pali e quindi Verona 20 e Calvisano 33, nuovamente 13 di lunghezza. Era riuscita Verona a portarci sotto il break. E allora ancora Cambi adesso anche in prima linea esce per Maria Leso quando siamo arrivati al trentesimo ultimi 10 minuti di questo match. escono Leso e Luccardi poi mentre entrano Ferrari e Manfredi esce anche Cittadini entrano Girelli è entrato anche Furia sono usciti Cittadini e Signore Vunisa che viene ora placcato. è entrato Gavrilita Tempo Calvisano, che ora gioco più in tranquillità, ingenuità da parte di Verona, con Delfino che rimane dalla parte sbagliata. Calcio di punizione regalato a Calvisano. Sono questi un po' gli errori che non bisognerebbe fare perché regalano a una squadra che non ha nessun bisogno di vantaggi la tranquillità di disporre di possessi comodi, di guadagnare campo, di rifiatare, di gestire eh, l'ovale. E. Comunque sia, siamo qui nel metacampo veronese, <coughs> poco fuori linea dei 10, quando mancano 10 minuti al termine, scarsi 9 minuti. Cambiata la prima linea veronese che ora giocherà con Lastra Masotti, Delfino e Girelli, che è entrato al posto dei cittadini, poi in seconda linea Furia e Salvetti, in terza linea eh, Zago, Ruben Riccioli. E vediamo che poi arriva ancora cambi nel frattempo nelle file del Calvisano poi cercheremo di dare conto delle varie sostituzioni non è facile seguire ora questa girandola di cambi nel frattempo riesce ad afferrarla bene Andreotti che bisogna che prova adesso a fare la differenza a spingere ulteriormente Spinelli che prova a contendere ancora Verona che prova ad andare al di là, Furia a commettere un fallo nella, nello slancio agonistico lascia un po' correre Vedovelli, anche perché Calvisano ha ancora il possesso dell'ovale, Bruno era riuscito a recuperarlo, poi un passaggio in avanti. <coughs> Fasi adesso un po' concitate del match, gioco rotto. Perché eh, le squadre stanno ora veramente cercando di tirar fuori tutto quello che è rimasto nel serbatoio. Verona per ricucire lo strappo e strappare almeno un punto preziosissimo di bonus Calvisano per dare la mazzata decisiva che segnerebbe la fine della... del match dal punto di vista almeno dell'incertezza del risultato. Mischia per Verona che si trova ora nella nuova formazione, da tempo Gavrilita, eh, Ferrari per Calvisano, sono ancora dentro e Vunisa. Poi si rialzano. Hanno cambiato tutti e due le prime linee, quindi sono Ferrari, Manfredi e Gavrilli davanti adesso. Matteo Cruciani pronto a inserire l'ovale. Matteo Cruciani. Neanche vent'anni, <coughs> Vedovelli dice: No, ragazzi, così non va bene. Tra qualche minuto daremo anche il memo, the de match della partita che si sta avviando sul versante del Calvisano. Vediamo ora. Quando siamo arrivati al 34, se Verona riesce a trovare ancora le energie per spingere un'offensiva tra un aggio rapido, bello di Cenzo Delfino. E allora fuori per McKinney contri un loop all'esterno. Prova Verona con Zanon a guadagnare terreno. Siamo fuori dai 10 metri ancora. Placcaggio molto buono di Vunisa su Spinelli pubblico un po' protesta chiamando il fuorigioco, ma ci sembrava regolare la partenza. Poi buona questa penetrazione di Vincenzo Delfino che ha fatto due cose molto belle negli ultimi minuti, un bel traonaggio rapido e adesso una bella penetrazione Verona che quindi è dentro ai 10 metri. McKinney una finta <coughs> di buon Donno per ancora Matteo Cruciani. Girelli perde la maniglia e purtroppo lo vale ma per fortuna c'era un passaggio in avanti di Calvisano eh, sull'impatto sul pilone veronese, su Alberto Girelli, eh, che va perso l'Ovale. C'è stato però un involontario passaggio in avanti. Quindi vediamo Consoli nel frattempo che ha preso il posto di Casiglio, ma è da una quindicina di minuti. comandare il suo pack eh, punteggio 20 Verona 33 Calvisano quando siamo arrivati al 35 esimo ultimi 5 minuti. Si gioca nella metà campo Calvina Verona che ha un disperato bisogno di ovale di possesso per provare ancora a varcare la linea di meta, a trovare punti per eh, trovare almeno il punto di bonus che sarebbe preziosissimo per una classifica che lo vede all'ultimo posto con 13 punti in compagnia del Valsugana. La Lazio è sopra 14. Cavisano invece che ha bisogno di punti per continuare il suo seguimento alla vetta, solo a due punti dal Petrarca Capulista, a uno dalla coppia inseguitrice Rovigo e Valor Rugby. <coughs> Vediamo come va questo ingaggio, ancora un traonaggio rapido, una pallone questa volta che rimane lì. E poi Misca che crolla, ma calcio di punizione per Verona. Calcio di punizione per Verona potrebbe essere prezioso. Verona poi in mente cercherà di usare questo calcio di punizione per prendere campo e andare in rimessa laterale ravvicinata. Agustin Cavalieri dà uno sguardo a Vedovelli, poi lascia correre. Nel frattempo la tribuna stampa con anche una numerosa rappresentanza bresciana per questa partita ha scelto come man of the match il numero 6 del Calvisano il giocatore Antoine Coffi, quasi terza linea, davvero dinamica, coraggiosa, grande prospetto, grande talento per il ragazzo ventenne, flanker dei gironi del Calvisano. Delfino, lunga la palla per Riccioli, in qualche modo rimane in piedi, e c'è anche però un vantaggio per Verona perché Calvisano forse ha usato. Una difesa regolare ancora nel lancio, poi tira, finisce a terra il giocatore veronese <coughs> quando siamo ancora fuori dai 5 metri e Verona che quindi può beneficiare ancora di un calcio di punizione, nel frattempo si lotta un po' per lavare, un po' di parapiglia perché tutti vogliono prendere la palla, ma eh, Furia cioè, alla fine si lascia sollevare dai compagni, nel frattempo ancora due ragazzi abbrancati là nei 5 metri. era anche Leo Quintieri che era entrato nel raggruppamento a forte a sospingere i compagni per cercare di guadagnare quando mancano due minuti alla fine del tempo regolamentare una meta che consentirebbe a Verona di portarsi in caso di trasformazione anche sotto break e guadagnare perlomeno un punto difensivo <coughs> vediamo se Calvisano decide nel frattempo viene chiamato Bruno con eh, anzi, sì, con eh, Ruben Riccioli, capitano veronese. Vedovelli eh, dice ragazzi: è stata una partita corretta, siamo qua alla fine. Forse Alberto Chiesa. In realtà, eh, cerchiamo di eh, evitare problemi. Sì, era stato un intervento in aria. Ancora. Sul saltatore veronese a indurre Vedovelli a concedere questo calcio di punizione. Verona non è riuscita a sfruttare l'abrivio, Torniamo sulla punizione che è stata sfruttata con questo calcio rimessa laterale quando siamo al 39esimo. Delfino, lancio per Salvetti, molto buona la sua presa. Verona che insiste nel drive riesce a tenersi in equilibrio, <ride> nonostante sia andato a terra, spinge però. Calvisano, Verona che riesce in qualche modo a tenere il possesso dell'ovale ed ora è trincea e battaglia. <coughs> Salvetti ma Bunisa davvero ha dato una spallata mostruosa che ha ricacciato indietro Verona che rimane in possesso dell'ovale deve provare quindi a rallentare il gioco, a attaccare ancora, Benchini dice no non damela, stiamo lì, stiamo lì. Delfino a tenere il possesso, Matteo Cruciani a cercare l'ovale. Vediamo che Verona insiste ancora nel senso a destra. Matteo Cruciani, Verona che è forzata forse ad allargare il gioco. L'Astra Masotti, assistito da furia, di pazienza. Cuce Verona ancora, l'azione, Riccioli, bassa la testa. Placcaggio terrificante del numero 24 Marco Manfredi, ma resiste Ruben Riccioli. Ancora una palla per eh, Girelli, placcaggio bassissimo ancora Verona che non molla Spinelli, pronto ad abbassarsi ancora, andare a contatto, guadagnare qualche centimetro. Difesa durissima di Calvisano che non vuole mollare un centimetro. Delfino, preso alto da Vunisa. Preso alto da Vunisa, attenzione, deve andare a terra. Verona deve riuscire ad andare a terra. Sì, ce la fa. Unisa che rimane, però l'abito dice no, tenuto alto. Mischia per Calvisano. Eh, potrebbero interrompersi qua le speranze di Verona perché siamo al 41esimo è vero che c'è stato qualche eh, momento di pausa per dei cambi ha provato del fino a usare il fisico ma ha trovato quello sbagliato di fronte Vunisa eh, l'ha abbrancato, bacio dalla donna Ragno, l'ha tenuto su eh, non c'è stato niente da fare, ha provato Verona ad andare a terra troppo tempo passato Dovelli ha deciso di non lasciare correre, mischia per Cavisano. Eh, se Lovale verrà controllato da Cavisano, probabilmente potrà andare in rimessa laterale e concludere qui il match. Controlla il cronometro Vedovelli. Peccato, era una buona opportunità per Verona. È stato determinante Vunisa nelle due occasioni, prima sul primo drive veronese, a risospingere indietro l'avanzata Antracite e ora a bloccare in alto <coughs> Vincenzo Delfino che stava cercando di guadagnare spazio con il suo break. Vediamo Consoli all'introduzione. Vunisa che prende fiato. Si legano le prime linee vanno all'impatto, lascia correre l'introduzione. Prova a spingere Verona, ma se la cava Calvisano palla aperta. Attenzione, campo adesso per Calvini che corrono con questa bella palla. Bravo però Silvestri e Verona può contrattaccare su questo calcetto non ben riuscito, Cruciani. Che alla fine, eh, anzi Nichanon che va dritto. Palla per... Palla per Matteo Cruciani, ma c'è stato un errore ancora da parte di Zanone. Il controllo dell'Ovale ehm, ha spinto sulle gambe, ha accelerato il tre quarti centro di Bassano del Grappa in forza Al Verona, ma non è riuscito a controllare sul placcaggio Lovale. Altra occasione sfumata 42esimo. Mischia per Calvisano che prima pur subendo un po' la spinta, è riuscita a controllare l'uscita dell'ovale a eh, trovare una giusta rotazione e favorire un'apertura sul lato sinistro del campo. Ora vediamo Consoli all'introduzione da questa parte, ultimi sgoccioli di questo match, Verona 20, Calvisano 33, prestazione dignitosa di Verona, carica di buona volontà, Calvisano più solido, più concreto, guida il match, quando siamo arrivati ormai agli ultimi istanti, palla direttamente in seconda linea di Consoli, va bene così. Verona che prova a spingere, Mischia che gira, eh, e vediamo l'abito. Cosa dice se sì, ordina un replay oppure una spinta a favore di, di Verona. Riccioli guarda l'assistente, dice: Guarda che questi qua eh, hanno talonato quando la Mischia era già alzata. Girelli, Delfino, La Stramasotti, e poi dietro Furia, Salvetti a loro il compito di provare a mettere in difficoltà. L'ultima introduzione per Calvisano, Ferrari, Manfredi, Gavrilita davanti, Cavalieri e Andreotti dietro per Calvisano. Quest'ultima sfida, quest'ultimo braccio di ferro. L'uno per difendere il pallone che chiuderebbe il match, l'altro per conquistare l'ultima speranza. 44esimo. Spinge ancora Verona, gira la mischia vorticosamente. E questa volta c'è un calcio di punizione a fuori di Verona. C'è un calcio posizione di fuori di Ferrara, Matteo Cruciani decide di giocarlo rapidamente, McKinney, non abbiamo visto bene i 10 metri, e scontro volante anche pericoloso con Bruno che è riuscito, ci sembra, a recuperare il pallone, ma c'è stato uno scontro con eh, Michele Mortali e l'arbitro fisca qui, la fine delle ostilità. Vediamo che si salutano ora le due squadre, Michele Mortali che sta sentendo il colpo. Subito da Pier Bruno nello scontro in aria. Ha cercato McKinney di dare aria all'azione veronese, sorprende la linea retrata, ne è uscito un pallone un po' troppo alto. Michele Mortali si ha... è immor... come dire, <ride> veramente si è sacrificato, si è immolato su questa palla, ma eh, non è riuscito a conquistarla. Pallone in avanti. Fischio finale di Vedovelli. Finisce quindi la partita qui a Verona. Tra il Verona Rugby e il Kawasaki, il robot Calvisano: 20 a 33 il punteggio, con Calvisano che ottiene 5 punti, e quindi il bonus sale a 43 punti in classifica. Verona che rimane a 13. De Santis, Vunisa, Bruno, Chiesa e ancora Bruno, gli autori delle mete bresciane, invece Silvestri e Pavan, gli autori di quelle veronesi e poi Pescetto con un solo errore della piazzola come anche McKinney i calciatori del match partita combattuta equilibrata per alcuni tratti poi Calvisano che ha fatto valere la maggior solidità e concretezza Verona che è riuscita a rimanere agganciata al match ha subito però queste due mete taglienti raggelanti a inizio e chiusura di primo tempo e poi non è riuscita, nonostante la determinazione, lo slancio, la volontà, a rovesciare il punteggio nella ripresa. Forse un punto di bonus avrebbe dato giusta soddisfazione all'impegno dei ragazzi di Durey. Comunque, una squadra che sta mostrando davvero una personalità diversa rispetto alle gare che avevano mostrato segni di difficoltà dei ragazzi veronesi. E quindi una prestazione che non porta punti in classifica ma che tutto sommato può confortare il morale dei ragazzi veronesi. Calvisano qui prosegue nella sua marcia in fila il quarto successo consecutivo dopo le vittorie a Mogliano e Viadana in Carta sul Valor Rugby e che cresce la città cittadina Calvina, eh, 8.500 abitanti che si è potuta diventare una delle capitali del rugby italiano, tanti giovani anche interessanti abbiamo visto oggi nelle file giallo nere assieme a qualche giocatore esperto come appunto Morelli e Unisa e alla fine Cavalieri. E quindi una formazione anche di prospetto per i giovani talenti. Ricordiamo il Man of the Match, la terza linea Antoine Quassi-Coffi che ha conquistato la palma del Man of the Match che sarà offerta dagli sponsor del Verona Rugby alla conclusione qui eh, del corridoio. E ringraziamo i nostri operatori, il nostro regista eh, Elvio Zanatta, Samuel Zanatta, Samuel Favaro e Matteo Favaro per questa trasmissione qui dal Panini Center, per questa prima giornata del girone di ritorno del Top 12. Ricordiamo quindi sempre l'appuntamento sulla piattaforma della FIR e su YouTube appuntamento a sabato prossimo per anzi a domenica prossima per il match sempre qui dal Panini Center tra il Verona Rugby e il Sandonà. Grazie per l'attenzione, a risentirci e un saluto particolare a Paolo Borsato che non può essere stato non è stato oggi al mio fianco come telecronista, ma che ringraziamo per il contributo che ha dato alle telecronache qui trasmesse da Verona. Un arrivederci a presto a tutti.